Oggi proveremo a raccontarvi la storia di un fiume, l'Adige, simbolo del Grand Tour. Il fiume che ha accolto schiere di viaggiatori mittele nord-europei nel loro viaggio verso l'Italia, verso il bel paese, culla della civiltà europea. L'Adige è un fiume dell'Italia nord-orientale, per lunghezza il secondo fiume italiano dopo il Po. Nasce a 1550 metri di altitudine presso il Passio Resia, nell'alta Val Venosta, in Alto Adige, in uno scenario incantato. Dopo un lungo percorso di oltre 400 chilometri, sfocia poi nel mare Adriatico, presso i comuni di Chioggia e Rosolina, attraversando quindi ambienti e culture diversi, dal Sud Tirolo, attraverso le valli del Trentino, fino alla pianura Veneta. Un tempo questo fiume è stato navigabile dal mare almeno fino alle soglie di Bolzano, perché collegava il mondo culturale italiano con quello tedesco, il Mediterraneo con l'Europa centrale. Il bacino ha un'ampia superficie e comprende ben 369 comuni, dalla provincia di Bolzano alla provincia di Venezia, più una piccola porzione che ricade oggi nel cantone svizzero dei Grigioni. Nel bacino ricadono 185 ghiacciai, di cui 155 alimentano il fiume. La valle in cui scorre assume vari nomi: Val Venosta tra la sorgente e Merano, poi Valle dell'Adige tra Merano e Trento, Val Lagarina tra Trento e Verona e quindi Val Padana tra Verona e la Foce. Ha quindi questo fiume due volti: la parte montana, racchiusa in una profonda valle di origine glaciale, e una parte pianeggiante in cui il fiume scorre pigro e lento nel cuore della campagna padano-veneta. Questo fiume è stato nel corso del tempo più volte modificato. Devastanti alluvioni, grandi opere di modifica, ma anche di regimazione e di rettifica dell'alveo ne hanno profondamente cambiato nel tempo le morfologie. Nella parte montana, le maggiori operazioni definitive di normalizzazione ebbero luogo a partire dall'Ottocento, sia per la sua regolazione che per lo sfruttamento idroelettrico, per ampliare la superficie coltivabile, ma anche per la costruzione di infrastrutture di comunicazione. Fra queste azioni possiamo ricordare la deviazione del corso del fiume nei pressi di Trento. Il fiume anticamente passava nel cuore della città antica, ma poi venne estromesso dalla città. Ma anche i lavori di rettifica del corso tra Merano e Rovereto, oppure la costruzione di briglie per trattenere i materiali trasportati dalla corrente. Ma già prima di queste grandi opere di canalizzazione, l'Adige era già stato significativamente alterato dal punto di vista morfologico da numerose opere di difesa che ne seguivano il tracciato. L'Adige mostrava una morfologia molto articolata che non possiamo assolutamente più apprezzare oggi. Barre di sedimento, isole con vegetazione sparsa, canali secondari, forte interazione con la piana circostante. Presentava poi larghezze da 2 a 4 volte superiori a quelle attuali. Lo abbiamo appurato nel corso di un recente studio interdisciplinare finanziato dalla provincia di Bolzano. Inoltre si susseguivano tratti ad alveo intrecciato molto più larghi, a tratti con morfologie meandriformi. Le informazioni estratte dalle fonti cartografiche storiche e anche dalle fonti aeree, dalle fotografie aeree recenti, rivelano che l'Adige è stato ristretto in modo molto più accentuato di altri corsi d'acqua alpini, come ad esempio il Reno, nonostante siano simili per portate di piena, per dimensioni dei sedimenti e per pendenza della valle. Nella parte pianeggiante,
rilevanti sistemi di normalizzazione di arginatura risalgono già ai secoli, pensate, XII e XIII, ma è con il Cinquecento che la terraferma veneta cambia fisionomia. Da terra cosiddetta pianura liquida con grandi estensioni di terreni impaludati, spesso definiti laghi, poi si trasforma, attraverso interventi che la Serenissima metterà in campo, in un altro scenario paesaggistico, con interventi di bonifica e di riassetto che hanno l'intento all'epoca, da una parte, di limitare il rischio di interramento della laguna e di favorire la navigazione interna, ma anche di attenuare gli effetti delle periodiche piene e quindi per un più razionale sfruttamento agricolo dei suoli. Questa intensa attività di bonifica che ruota attorno al fiume Adige nel suo tratto pianeggiante si protrarrà per tutti i secoli successivi, ad opera poi dei consorzi di bonifica e con l'uso di tecnologie sempre più elaborate, macchine a vapore, idrovore, contribuendo quindi in modo determinante alla trasformazione della struttura della pianura padano-veneta. Questo fiume è stato nel tempo anche un fiume simbolo. Il peculiare contesto geopolitico e la divisione amministrativa del fiume tra competenze politico-amministrative diverse, quindi tra diverse autorità statali, Impero Asburgico e Regno d'Italia dall'altra parte, hanno fatto sì che tutte queste azioni di regolazione siano rimaste per secoli parcellizzate, frammentarie. E questo ha determinato anche dei contenziosi nella storia di questo fiume tra le comunità, perché ciascuna autorità locale cercava di sfruttare le risorse del fiume nel modo più efficace possibile e anche di contenere i pericoli con riferimento al proprio territorio. E questo significava che interventi eseguiti a monte per la risoluzione di problemi locali nel tratto di fiume di competenza dell'Impero Asburgico potevano comportare conseguenze negative in termini di rischi idrogeologici a valle, cioè in territorio di Serenissima. Quindi voi capite che dopo questa lunga storia di parcellazione amministrativa, a un certo punto, a partire dall'Unità d'Italia, e soprattutto nei decenni successivi, il fiume Adige diventerà il simbolo della nazionalizzazione di questi territori, diventerà il simbolo della teoria dello spartiacque, dove l'Adige e lo spartiacque alpino saranno presi come punto di riferimento per le rivendicazioni dello Stato italiano sui territori ex asburgici. Il fiume è stato nel tempo utilizzato per tutta una serie di attività economico-produttive, per il trasporto delle merci. Il suo tragitto era servito da approdi, da caselli daziari, da torri utilizzate per sostenere catene che servivano da una parte all'altra del fiume per trattenere le merci. A Verona è ancora presente quella a monte della città, mentre quella a valle è andata purtroppo persa. Uno dei prodotti principali che fluitava attraverso l'Adige era il legno. L'acqua consentiva il trasporto a valle del legname, poi raccolto dagli zattieri e trasportato fino al mare per la costruzione di Venezia, per la costruzione di navi e imbarcazioni e richiesto in grande quantità dai centri urbani della pianura come Verona, come Mantova, come Brescia. Lungo l'Adige correvano anche antiche strade e lo stesso Adige era un fiume inteso come grande via di comunicazione, perché le merci non solo transitavano nel senso della corrente, ma risalivano con le imbarcazioni anche la corrente del fiume a ritroso. Sull'Adige si affacciavano importanti città, piccoli borghi rivieraschi, ricchi di beni culturali e artistici. Il fiume ha avuto per secoli una parte centrale nella vita quotidiana delle comunità e delle persone. Forniva cibo con la pesca,
forniva il pascolo lungo le rive irrigate, forniva agricoltura nei campi irrigati, forniva materia prima per la costruzione delle abitazioni, forniva l'energia per i mulini e per le attività artigianali. Era una via di trasporto, come dicevo, per le merci. Oggi, lungo tutto il fiume, si trovano ancora tra i migliori terreni agricoli del nord Italia, con estese colture vitivinicole e ortofrutticole, dalle quali si ricavano vini e produzioni agroalimentari di grande pregio. Anche il turismo trae grande beneficio dalle condizioni paesaggistiche create dal fiume. Lungo le rive dell'Adige, sfruttando le strade degli argini, si sviluppa oggi la ciclopista della Valle dell'Adige, una delle più lunghe presenti in Italia, che unisce la provincia di Verona con quella di Bolzano. Inoltre, un'ampia area a destra del fiume, vicino alla foce, fa parte del Parco Delta del Po Magunesco, riserva della biosfera. Un'ultima nota sul rapporto tra questo fiume e le popolazioni nel passato. Fu un rapporto di amore e odio. I racconti dei numerosi viaggiatori del Grand Tour che attraversavano tra 600 e 800 la Valle dell'Adige, a cominciare da Goethe, ci parlano di un fiume che da una parte esondando portava morte e distruzione dei raccolti e della viabilità, ma dall'altra parte trasportando legname e fertilizzando le campagne coltivate, irrigandole, e d'altra parte ancora attraverso le rogge, consentendo nei centri urbani il funzionamento dei mulini, sia quelli da grano, quindi per uso alimentare, sia quelli per la molitura delle sostanze che venivano poi utilizzate nella ceramistica, i coloranti, ecco, per tutti questi altri motivi era considerato ovviamente un grande beneficio e un grande dono dalle popolazioni. Oggi, per concludere, sarebbe forse opportuno che le popolazioni si riappropriassero della memoria che ci parla di questo importante ruolo che l'Adige ha avuto nei secoli passati. Oggi, presso l'Università di Trento, esiste, da poco tempo attivato, un centro geocartografico di studio e documentazione con sede a Rovereto, che si occupa di ricerca geografica applicata alla pianificazione territoriale. E proprio su sollecitazione delle amministrazioni locali di questo territorio, attraversato dal fiume Adige, è partito alcuni anni fa un progetto triennale di ricerca applicata proprio finalizzata alla ricostruzione del comportamento e dell'andamento delle morfologie del fiume Adige nel tratto altoatesino e trentino in particolare, fortemente voluto dalle amministrazioni locali, coordinato da un team di studiosi formato da geografi, geografi storici, ingegneri idraulici, morfodinamici ed archeologi. Il fine era quello di ricostruire attraverso le fonti storiche, quindi a partire dalla cartografia storica, come il fiume nei secoli passati si comportava, quali morfologie spontanee avesse e come fosse stato normalizzato, modificato il suo alveo e il suo corso, almeno a partire dal XV-XVI secolo in poi. Il tutto finalizzato da parte delle amministrazioni locali ad utilizzare queste ricerche concretamente per fare progettazione territoriale, cioè per poter
prevedere in futuro quali azioni mettere in campo nei confronti di un fiume che almeno nel suo tratto iniziale è tutt'altro che un fiume pacificato, quindi sostanzialmente per fare predizione del rischio idrogeologico che, come sappiamo, è ancora nel nostro paese un grossissimo problema da nord a sud.